buono l'intervento di Sala, attenzione che arriva, può andare al tiro, l'appoggia Pinamonti, può caricare il destro, la piazza! È il primo gol della nuova stagione, porta il timbro di Andrea Pinamonti, una sassata precisa, una coltellata che va e taglia l'area di rigore infilandosi alla destra di Gruvald, minuto 27, Inter in vantaggio. Andiamo a rivederlo, il gran gol di Andrea Pinamonti, molto bravo Sala che ha il merito di questa azione, ma poi molto bravo anche Andrea a controllare l'uno contro uno e gli fa passare il pallone un bon blanc, palla sotto le gambe, sotto le gambe del difensore, niente da fare per Gruvald. Di Nitzelnader ripartono ancora con una giocata profonda sulla sinistra, buona questa apertura, attenzione al cross pericoloso, va a vuoto, filtrante, pericolosa questa traiettoria, c'è il gol del pareggio e sono entrati bene con questa manovra il gol di Zangler e c'è il gol un po' a sorpresa al 29esimo minuto del pareggio, un'infilata da quel lato e Zangler mette alle spalle di Padelli per il gol dell'1-1 dalla bandierina, prima della ripresa con Zaniolo, pronto a metterla, palla a giro, il colpo di testa di Valenza, la traversa, Parolocchia, anzi il gol bellissimo di testa sulla ribattuta di Matteo Rovere, l'abbiamo chiamato ed è arrivato, la traversa di Van Hooijdonk e sulla ribattuta Rovere la mette in rete per il gol meritato del 2-1, bellissimo Alberto. Sì, prima il colpo di testa di Zinho Van Hooijdonk, ancora una volta come al solito sempre pericoloso sulle palle inattive, poi bravissimo Rovere a farsi trovare pronto.